dietro, preparasse una troppa energia solare. Dai, dai! Dai, Frank, dai, Frank! Il cavallo di Rashan. Toppi, torna indietro. Io devo andare a controllare se su quella collina è installata la macchina della morte. No, voglio partecipare anch'io a questa missione. Questo non è un gioco, Toppi. Torna indietro. Capito? No, no e poi no. Guarda lassù. Sembra un film. Adesso hai paura? No, perché io sono un vero uomo. È davvero strano. Sembra un attacco autentico. Mi dispiace soprattutto per quelle povere bestie. Via! Toppi, te la senti di abbattere i cavalli di quei meganoidi? Cosa? Ma sono tanti! Allora torna indietro! No e no! Benjo, dobbiamo tirarti fuori a forza dalla macchina? Catturarmi non sarà semplice come pensi. Maledette meganoidi, ma ci sono anch'io e vendicherò quello che avete fatto a Benjo. Fate tacere subito quel ragazzino noioso. Bene! Aiuto, Benjo! Aiuto! Guarda, Sam! Bene! Benjo è vivo! Certo che lo sono! Vieni fuori, Benjo, maledetto! Va bene, eccomi. Devi ammettere che la tua tecnica di assalto e di lotta si differenzia molto da quella dei meganoidi. Infatti a me non piace il modo di lottare della mia gente. Sono sempre stata contraria. A quanto sembra ci sono dei separatisti anche fra i meganoidi. Allora? Sono venuta a chiederti se vuoi combattere con me senza alcun meccanismo o d'arma moderna. Ho il coraggio di farlo, ma tu sei una meganoide e in quanto tale sei avvantaggiata su di me. Hai molta più forza di quanta ne abbia un uomo. Stai contraddicendo la grande Chorus. Lei sostiene che la tua forza e la tua intelligenza sono superiori alla nostra. Questo è molto lusinghiero. Ringrazia Chorus da parte mia. Lo farei se con lei potessi avere un dialogo più amichevole. Potrei sapere da cosa deriva tutto l'astio che provi nei confronti di Chorus? Sei un robot come lei e quindi non penso che tu possa provare gelosia. Stai forse insinuando che non ho più l'orgoglio di una donna? Proprio così! Se tu avessi avuto solo un po' d'orgoglio, non avresti mai accettato di diventare una meganoide. Comandante Mazzoli! Stai calma, Benjo! La mia pelle è uguale a quella umana. Non ho cambiato idea, ti sconfiggerò con le mie mani, senza l'aiuto di tecniche. Va bene, ma dato che non possiedo la forza dei meganoidi, ho diritto di scegliere l'arma. Tu sei un uomo spietato. Ti odio, Benjo. Anch'io, non posso avere alcuna pietà per una donna che si è venduta così facilmente ai meganoidi. Stai bene? Certo, ma vorrei sapere perché i meganoidi mi hanno ignorato del tutto. È stato meglio così. Daitan, azione! Mi chiedo perché quel comandante attacchi così l'essere umano. Ah!
Subito, Toffi. Ora ci immergiamo. Ma che cosa è successo? Deve esserci una barriera. Accidenti. Abbastanza forte per diventare una cavallerizza. Dovrai abbandonare qualsiasi desiderio di essere umano. Sei orgogliosa di avere la possibilità di diventare meganoide, vero? No! Ti consiglio di abbandonare le passioni umane per affidarti soltanto a me. No! Per favore, fammi andare via! Non voglio diventare meganoide! Lasciatemi! Questa tua forza di volontà mi conferma che scegliendoti come cavallerizza non dovrò pentirmi. Comandante Mazzoni, il vostro comportamento non mi piace. Voglio sfruttare le forze di questa donna. Diventerà una perfetta meganoide. D'accordo, ma non fissatevi sulla donna. Perché avete trascurato gli uomini che avete catturato con tanta fatica? Perché sono convinta che una donna possa avere molta più forza di volontà di un uomo. Tacete e non permettetevi di prendere decisioni senza il mio permesso. Bene. Domani porterò a termine il piano per uccidere Aram Benjo. Stavo per dimenticare. Vi manda i suoi saluti e vi ringrazia molto di tutti gli elogi che gli avete fatto. Il vostro compito è di uccidere Benjo. Non fallite! Koros è la donna più stupida che io conosca. Si è fatta prendere dall'emozione sentendomi parlare di Aram Benjo. Alla macchina trasformatrice! Ah, no, no, per favore! Per prima cosa, rafforzatele la pelle con la nostra acqua. Quindici navi passeggeri di lusso sono state prese d'assalto vicino al porto di Devil. E di tutti i passeggeri, le uniche persone catturate sono donne. Oh. E inoltre il Daitan 3 viene fermato da una barriera. Siamo a posto. Il grande Aram Benjo non ha la minima idea di come affrontare i meganoidi. Dobbiamo progettare al più presto un piano molto accurato per avvicinarci alla loro base. Sì, sì, hai ragione. Allora cosa aspettiamo? Benjo, io un'idea ce l'avrei. Potremmo travestirci fingendo di essere donne. Già! Allora preparatevi. Per te, Benjo, ho trovato un vestito che ti andrà alla perfezione. Presto arriveremo al porto di Devil. Il Daitan è stato colpito proprio qui vicino. Che c'è? Non capisco, non è la sagoma di un aereo. Sembra più un cavallo. Penso che presto appariranno i meganoidi. C'è qualcosa di strano là, Benjo. Che cosa? Proprio come sospettavamo. C'è una barriera. Oh, presto, andiamo tutti al riparo. Oh, sbrigatevi. Oh. Presto. Che cosa? Forse siamo già arrivati alla base dei meganoidi. Presto, dobbiamo arrivare all'isola! Apertura! Non riesco ad aprirlo di più. Perché non abbiamo previsto anche questo inconveniente? Ma come si può lavorare così? Benjo! Dimmi, Toppi! Il portello non vuole aprirsi. Il Marie Antoinette non può uscire. Cosa? Andrò da solo, stai tranquillo. Dopo verrò ad aiutare anche te. Però mi raccomando, Toppi, fingi di essere una donna. Se no saranno guai. Non hai bisogno di dirmelo. Non ho ancora voglia di morire.
Non c'è più voltaggio. Che cosa è successo? Non c'è più energia? Comandante Mazzoni, per favore, aiutateci, non possiamo continuare a trasformarla. Interrompete la trasformazione fino a quando non saremo riusciti ad uccidere Aran Benjo. Allora non hai sentito cosa ha detto il comandante? Ma non possiamo lasciarla incustodita. Non abbiamo alternativa, falle riprendere subito conoscenza. Bene. Ma dove sono? Le truppe antiaeree attacchino Benjo. Comandante Mazzoni, sulla nave che siamo riusciti a catturare ci sono solo 3 donne. Solo 3? In una nave così grande? È incredibile. Benjo è arrivato subito dopo la cattura di quella nave. Ora ho capito. Maledetto Benjo, ti sei illuso di farmi cadere nella tua trappola. Ecco il comandante. Voi siete le assistenti di Benjo, non è vero? Reika Beauty e la graziosa e dolce signorina Toppi. Non voglio che quella mi chiami signorina. Dopo aver fatto uccidere Benjo, darò ordini perché ti lascino libero, Toppi. Ma queste affascinanti ragazze rimarranno qui per essere trasformate in cavallerizze meganoidi. Io non voglio assolutamente diventare meganoide e far diventare la mia pelle di carta pesta come la tua. Neanch'io ho intenzione di perdere la mia bellezza. Fate silenzio. Se sarà necessario, sono disposta a costringervi con la forza. Ma dovete provare anche voi ciò che ho provato io quando mi trasformarono in meganoide, mie care. Inseritele subito nel cavallo di legno. Il cavallo di legno? Tenetevi pronte. Il Daitan 3 ci potrebbe attaccare all'improvviso. Sbrigatevi. Questi sono i cavalli di legno. Cosa ci succederà quando saremo entrati? Vi volete decidere a salire? Non possiamo rimanere qui in eterno ad aspettare voi. Beh, potresti avere almeno un po' di pazienza, no? Primo cavallo, via. Secondo. Terzo! Quanta fretta! Avanti, salite! È possibile che anche quello sia un Megaborg. Attacco missili! Azione! Il famoso Benjo è solo un grande vigliacco. Si spaventa davanti al più piccolo robot e chiama il Daitan. Non ha proprio l'orgoglio di un soldato, vigliacco! Molto bene. Per prima cosa attacca il cavallo di legno che sta di fronte a me. Bastare questo, comandante Mazzoni? Maledetto Benjo! Maledetto! Mazzoni, voglio che tu lasci liberi i miei assistenti e le donne che hai catturato! Non lo farò mai, Aran Benjo! Cosa? Se non farai ciò che ti ho detto, ti ucciderò con una sola mossa del Daitan 3! E allora uccidimi! Sei un vigliacco, Benjo! Non sai combattere senza il tuo robot! Ah, sì? Sei proprio un codardo. Ti avevo proposto di combattere senza alcuna arma moderna. Ma dal momento che non ne sei in grado, non posso fare altro che disprezzarti sempre di più. Codardo! Un momento. Questo comandante ha la possibilità di diventare Megaborg, ma non la sfrutta. Chissà per quale motivo si comporta così. Cosa aspetti? Avanti! Uccidimi ora! Mi hai stancato, comandante! Tu devi morire! Stai tranquilla, so quello che faccio. Va bene, farò come vuoi tu. Combatterò con le tue armi. Per
Fermati! Fermati, Hudson! Non costringermi a sparare! Non riuscirai mai a fuggire dalla base! Voglio farti solo una domanda, Mazzoni. Perché ti ostini a rifiutare le armi dei meganoidi? Perché ho sempre odiato i meganoidi, per tutto il male che sono riusciti a farmi. Li uccido contro la mia volontà, Benjo. Ma dopo sistemerò anche Koros per avermi dato quest'ordine. Così vendicherò la tua morte e quella della tua famiglia. Sei davvero gentile. Mazzoni, ormai ti ho vinto. Benjo, tu non usi le tue qualità umane. Cosa stai dicendo? E ora dove vai, Mazzoni? Fate presto, uscite! Tu chi sei? Sono una donna che purtroppo non è riuscita a sfuggire alla trasformazione in meganoide. Però, tu sei venuta ad aiutarci. Il mio nome è Rassia. E ho tutte le intenzioni di vendicarmi di quel maledetto comandante. Non preoccuparti, ci penserà Benjo ad ucciderla. Io non potrò più diventare una vera donna. E l'unica consolazione che mi è rimasta è la vendetta. La ucciderò, la ucciderò. Grazie. Andatevene, per favore, scappate in fretta. Io non sono più un essere umano. Mi dispiacerà. Sarei io il debole, vero Mazzoni? Sapevo che prima o poi ti saresti trasformata in un Megabot. Certo, devo vincere a tutti i costi. Fermati, meganoide! Ho accettato di lottare con te in qualsiasi modo, ma nonostante le tue tecniche perfette non riuscirai a vincermi! Taci, maledetto! Ti vincerò! Per la pace nel mondo ti combatterò con il Daitan 3! Se non temi questa potenza, fatti avanti! Perché mi vuoi tradire? Non è un tradimento! Io sono Rassian e sono qui per vendicarmi! Tu hai voluto trasformarmi in meganoide nonostante la mia resistenza! Oh, oh Rassian! Non potrai mai capire la rabbia e l'orrore che provo! E tu cosa vuoi saperne di quello che provo io? Voglio tornare ad essere donna! Grazie, maledetto! Aspetta, Rassian! E ora con l'aiuto del sole avrò la vittoria. Attacco solare! Energia! Andiamo! Siete tutti pronti? Presto, sbrigatevi! Questa isola esploderà fra 5 minuti! Andiamo, tenetevi pronti per la partenza! Anche Rassian, come Mazzoni, purtroppo. Sono state tutte e due vittime di Koros e di Don Zauker, ma un giorno le vendicherò. Ah!
occhio all'avventura, verso l'ignoto correva. Come un fulmine e in aria si trasforma in un robot che ha un'arma all'energia solare che è invincibile. Titan, Titan, arriva già il nemico, scatta, ma tu ci sei amico, Titan, e viva Titan. Qual è la domanda che ti poni di fronte a uno specchio? A causa del computer del comandante Zeta, la giovane attrice Ran si troverà ad affrontare non poche disavventure. La bellezza fa paura. La bellezza fa soffrire. La bellezza è... Lo scoprirete nel prossimo episodio di Daitarn 3 dal titolo Il valore della bellezza. Daitarn in azione!